Ciao a tutti ragazzi, siamo su Formula 1 2019 pronti per un test. Allora ragazzi, sto cercando di fare un po' di modifiche sul mio simulatore. Intanto ci mettiamo i guanti e vi faccio notare il mio volante nuovo da Formula 1. Si tratta ragazzi del volante della Thrustmaster Open Well, dovrebbe chiamarsi se non sbaglio, dove sono andato a fare delle modifiche. Sono andato a fargli un taglio qua, ho con un phon staccato i suoi adesivi originali per poi conservarli per un attimo. Ho fatto un taglio per integrare un iPhone 4S dove sono andato a collocare e attaccare con della colla calda da dietro e poi sono andato a riapplicare gli adesivi originali del volante per poi andare a mettere tutte quelle che sono le scritte con un'etichettatrice. Poi ve lo farò vedere sul dettaglio un giorno facendo un video dedicato. Comunque, a parte questo, sto cercando di fare varie modifiche per la visuale che dobbiamo avere sullo schermo e devo ancora fare qualche miglioria perché dovrei alzare tipo il volante e portarlo leggermente più su in modo da non vedere quello, e poi probabilmente dovrò inclinare anche i due schermi un po' verso di me per cercare di coinvolgere di più la, diciamo, la visuale di guida. Adesso sono un po' troppo pari verso di me, avanti praticamente. Comunque facciamoci un giro di prova, andiamo a provare. Altra cosa, qui ho scaricato un programma ragazzi che è collegato direttamente via wireless al PC, dove andremo a vedere proprio i cambi di marcia e tutto, quindi neanche con i fili, direttamente via wireless. Ha un lieve ritardo, poco il ritardo che si nota, ma non si percepisce molto mentre siamo in gara e anche perché siamo anche occupati a fare altro. Comunque facciamoci un giro di prova. Mi sto allenando sul circuito della Russia, quello che poi dobbiamo fare nel prossimo GP. DRS. Cavolo di traiettoria sta prendendo questo. Proviamo a stargli dietro. Ah, errore! Dovrebbe essere o Bottas o Hamilton quello davanti a noi. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Adesso stiamo giocando in modalità time attack, dove sto facendo un po' di allenamento perché ho fatto nel prossimo GP, che siamo in Russia, ho fatto già le prove libere 1 e prove libere 2. Di solito non riesco a farle tutte quante in un giorno, le prove libere e poi anche la gara, che di solito registro solo la gara, e lo faccio in vari step. È passato un po' di tempo sinceramente da quando ho fatto le prove libere e quindi mi sto allenando anche un pochettino in modalità time attack per riprendere un attimo il giusto feeling col tracciato, anche perché come ben sapete io gioco senza traiettoria ideale sul tracciato e quindi conoscere il circuito è più difficile e bisogna stare sul pezzo, se no ce lo dimentichiamo. Sì, possiamo ricordarcelo, ma abbiamo poi dei piccoli particolari che di solito io mi prendo come punti di riferimento per non fare una brutta gara, diciamo. E comunque ci proviamo perché in gara può succedere di tutto. Intanto abbiamo fatto il giro più veloce. DRS a tutto. Ragazzi, nel simulatore vi racconto un po' di cose. Abbiamo anche un butt kicker che è sotto di noi, sotto il nostro sedile, che emette tutte le vibrazioni. E ho scaricato un programma a pagamento che praticamente va a fare la telemetria precisa di quelli che sono i giochi che utilizziamo, che andrà ad emettere vibrazioni non con l'audio come facevo prima utilizzando un altro programma, quindi andando a metterci tutto, ma praticamente andrà a metterci soltanto quelli che sono i feedback di gioco, proprio come accade come un pad della PS3, della PS4 con le sue vibrazioni, o come accade sul volante, le vibrazioni del suo volante, insomma, che non sono per audio ma sono per quello che effettivamente incontriamo sul circuito, che sono cordoli, velocità, rumore e vibrazione del motore, cioè rumore, vibrazione del motore e quant'altro. E sentiamo proprio anche i cambi di marcia. Qui
quindi è una sensazione veramente bella e molto immersiva, soprattutto anche avendo tre schermi qui davanti a noi e soprattutto con questa visuale che sembra che siamo seduti proprio dentro una vera monoposto. Sembra, ragazzi, sembra. DRS attivo. Ecco il nostro Ghost qui davanti a noi insieme a quello della Ferrari. Non mi sto impegnando tantissimo adesso in questo momento. Incrocio di traiettorie. Anzi, siamo lontani anche dal nostro Ghost, eh? Aumentiamo il DRS, il DRS, DRS attivo. Ah, errore ragazzi, errore. Abbiamo perso qualche comando perché in realtà l'RS e il DRS l'avevo impostato su questo manettino, ma evidentemente è successo qualcosa che si è sprogrammato. Comunque vi faccio vedere come ho impostato i comandi di gioco. Allora, praticamente qui in alto a sinistra abbiamo l'attivazione del DRS. Qui sempre a sinistra in alto abbiamo il pit limiter, dove ho impostato praticamente il pulsante che ci limita la velocità in ingresso ai box e la velocità di uscita ai box, che dobbiamo ricordarci di attivarlo. L'unica cosa è che per entrare nei box dobbiamo prima raggiungere la velocità sotto il limite consentito e poi premiamo il pulsante. Non andrà a ridurre in automatico la velocità quando spingiamo. Pensavo fosse così, infatti pensavo non funzionasse. In realtà noi dobbiamo ridurre la velocità, tipo arriviamo fino ai 40 km/h, schiacciamo questo pulsante, acceleriamo e non andrà oltre ai 60, se per dire il limite è quello. E in uscita dai box invece rimane attivo e dobbiamo semplicemente cliccare quando usciamo dalla linea bianca per tornare alla velocità normale. Box, questo qui cosa mi serve? Mi serve per, adesso si è tolto, in realtà con questo pulsante radio mi permetteva di chiedere ai box, tipo vengo in questo momento ai box, la situazione del pilota davanti a me e quant'altro. Con questo qui invece ai box mi permette di selezionare tipo la mescola delle gomme. Qui sotto invece, questi altri due pulsanti, non so se lo vedete nell'inquadratura, abbiamo il mix meno e il mix più per aumentare la miscela grassa o magra, mentre il manettino che ho qui sulla mia destra in basso mi servirà per aumentare o diminuire le RS. E fin qua abbiamo finito tutto. Poi abbiamo il cambio manuale, il cambio sequenziale qui con l'elevator. Niente, facciamoci un altro giro ragazzi e poi terminiamo sto video. Volevo soltanto farvi vedere quella che è l'evoluzione sul simulatore di guida che sta andando avanti anche nella Formula 1. Infatti, adesso ragazzi, stavo pensando che mi piacerebbe fare tipo una live con Formula 1 2019 mentre facciamo le prove libere. E poi farò un video ogni volta che avremo la gara. Vediamo se riusciamo a superare il Ghost. Attivo. Oh, non ce la facciamo mica a superarlo, eh.
ma mi sa che abbiamo superato anche la Ferrari, ragazzi. Ok, niente ragazzi, concludiamo così questo video. Volevo farvi vedere un po' quello che sto combinando in questi giorni. E niente, grazie a tutti per il vostro ascolto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, mi raccomando non mancate, ditemi cosa ne pensate nei commenti e niente ragazzi, alla prossima, ciao a tutti.